Ciao ciao, eccomi qui con un nuovo vlog. Questa volta volevo dedicarlo al rapporto che c'è tra Kishu Ichigo, anche perché tra l'altro me l'hanno chiesto, visto che ho analizzato Kishu diciamo in maniera approfondita ed esaustiva, mi hanno chiesto appunto di fare la stessa cosa con la coppia. In particolare per il fatto che comunque Kishu è un personaggio che tiene particolarmente a determinati ideali, ma alla fine diciamo che si resta ostacolato dai suoi stessi sentimenti appunto per Ichigo. E volevo un attimo analizzare qualche punto del loro rapporto, rapporto che però si tratta di un rapporto unilaterale che ovviamente vede solo lui nel tentativo di credere in questo sentimento, mentre lei è completamente cieca e sorda a riguardo. Come sappiamo, il loro rapporto comincia nella puntata 3, quando Kishu arriva sulla Terra e ruba un bacio ad Ichigo. Nella puntata 4, la puntata 4 è particolare perché Ichigo praticamente passa una puntata intera a preoccuparsi del fatto che uno sconosciuto gli abbia rubato il primo bacio. Ed è quindi praticamente l'unica puntata in cui a lei freghi qualcosa di Kishu. Perché poi dopo questa effettivamente lo tratterà come un sacco della spazzatura, quindi non si preoccuperà più minimamente di considerarlo come una persona. Tra l'altro Ichigo arriva addirittura a rifiutare un appuntamento con Aoyama per questa preoccupazione, il che è abbastanza assurdo, contando poi come tratterà Kishu per tutto il resto della serie. Nelle puntate successive diciamo che Kishu compie una serie di attacchi per cercare sì di distruggere la squadra Mew Mew, ma al tempo stesso cercherà non solo di convincere Deepo Blue ad accettarla tra le sue fila, ma cercherà di convincere lei di venire dalla sua parte o comunque di non lottare. Sono comunque tentativi che andranno tutti a vuoto perché ovviamente Ichigo si rifiuterà ovviamente di seguirlo, ma non solo, ma anche proprio di ascoltarlo in generale. Ma volevo appunto evidenziare l'idea che comunque Kishu non è uno psicopatico che vedendo il rifiuto di lei sceglie deliberatamente di ucciderla perché ha un lato possessivo-ossessivo, cioè lui, cioè, diciamo che ce l'ha anche un lato di possessività e gelosia, però non. Le sue azioni sono guidate da altre cose e sinceramente ne ho parlato nel vlog su di lui, quindi se volete conoscere la mia opinione io vi indirizzo direttamente a quel vlog per evitare di allungare questo, in cui cercherò di essere molto breve ed esaustiva. Bene, quindi stavo dicendo, lui cercherà insomma di convincerla in più modi, anche magari attraverso dei giochini un po' effettivamente pericolosi. Di farla venire dalla sua parte. Io vorrei anche indicare che Kishu, allora, prima di tutto, è un nemico e la sua missione è quella di sterminare gli esseri umani, di conseguenza non capisco perché alcune persone, si appellino al fatto che comunque lui usa dei metodi un po' violenti per fare queste cose. Cioè, lui, non ha nessun motivo per essere cordiale e gentile con gli esseri umani, e di conseguenza non capisco perché ci si pongano questi problemi. Tra l'altro io credo che lui con Ichigo temporeggi tantissimo e soprattutto cerchi in ogni modo di darle chance su chance su chance per cercare anche di insomma, farsi ascoltare da lei, ma lei non lo ascolta neanche. E una di queste chance, diciamo, è nell'episodio 13, quando lui cerca in modo, diciamolo, abbastanza sadico, di dimostrare ad Ichigo che lei comunque non è più un essere umano perché ha dei poteri che
che trascendono l'umanità e quindi che gli esseri umani sono in realtà delle creature deboli che non meritano la protezione né attenzione. Ed è quello che cerca di fargli capire attaccando Aoyama. E la cosa è chiara perché comunque nel corso della puntata lui lo dice un paio di volte. Lei ovviamente mette un muro, non capisce le sue intenzioni, anche perché non è che Kishu, diciamolo, non è esattamente una persona che si spiega che si spiega in maniera chiara a volte, usa anche metodi abbastanza discutibili, ma diciamolo, cioè Kishu non è uno zucchero, è molto più simile ad acido muriatico, quindi diciamo tranquillamente che è il suo modo di agire, un po' così. Vabbè, in ogni caso lei rifiuta, anzi reagisce alla mia acqua nel corpo di Aoyama e lo sconfigge. Bene, questa prima parte è cruciale perché comunque lui in quell'occasione la perde definitivamente e perde anche la fiducia di Deep Blue. Vabbè, poi recupererà in altri modi, sempre lo ripeto sempre nel suo vlog, quindi vi indirizzo sempre a quello. Possiamo dire che un punto cruciale del loro rapporto avviene negli episodi 37, 38, 39, in cui nel 37 lui cerca ancora di convincere Ichigo della stessa cosa che gli dice nell'episodio 13, cioè che le Mimu sono ormai molto diverse dagli esseri umani e che comunque gli esseri umani le considerano una seccatura e non riconoscono il loro ruolo. Ichigo ovviamente mette il solito muro, non gli dà neanche un minimo di ragione, seppur Kishu non stia sparando cagate, ma a lei non interessa minimamente. Insomma, rifiuta le sue parole e lo attacca. In questa puntata comunque Kishu riceve non solo l'ennesima batosta emotiva da parte di lei, ma riceve anche una batosta da un punto di vista fisico perché viene ferito praticamente a morte dal Blue Knight. Viene addirittura tradito dai suoi compagni perché comunque Deep Blue non si cura di lui e dichiara tranquillamente che per lui può morire. Quindi nella puntata 39 lui ragiona, no, su queste cose, l'ho già detto tra l'altro in un altro video, ed è una puntata fondamentale per la sua psicologia perché lui in quell'occasione comprende prima di tutto che ha subito dei fallimenti anche per causa di ciò che prova per Ichigo, per il fatto che comunque lui ha insistito parecchio con lei, magari perdendo un attimo di vista la missione a volte, e capisce che comunque lui è lì per dei motivi, è lì per compiere una missione e non è lì per eseguire degli ordini, ma perché ci crede veramente. Crede veramente in quello che può fare e crede veramente di poter salvare la sua gente. Quindi in quel momento lui si trova davanti a un bivio e sceglie di non negare se stesso di fronte ad Ichigo. A lui in questo momento non importa più così tanto l'idea che comunque lei non lo ascolti. Lui ci prova ancora a cercare di convincerla, ma in questo momento lui sceglie se stesso e sceglie la sua missione, cioè non sarà lei ad impedirgli di fare quello che vuole, e soffre inevitabilmente. Infatti vediamo che nel 39 comunque ha degli schizzi umorali abbastanza evidenti, dovuti proprio a questo, e il fatto che comunque lui la minacci di ucciderla non lo fa perché lei non vuole seguirlo o perché è geloso o perché è psicopatico o per altri motivi come si cerca sempre di dire, in realtà lo fa perché lui ha capito che non può scegliere entrambe le cose, o sceglie la missione, quindi se stesso e il proprio credo, o sceglie lei, quindi o lei lo ascolta e capisce quello che in realtà lui vuole fare,
cioè che non vuole ucciderla, oppure è costretto ad ucciderla, e se lei gli dice di no, è costretto a farlo, e quindi tanto vale farlo subito e non temporeggiare per togliersi subito il problema. E quindi è per questo che comunque lui in quella puntata è particolarmente aggressivo e particolarmente anche scioccato da una serie di emozioni. Lo stesso si può dire dell'episodio 45, che però comunque io non condivido appieno, nel senso che l'unica parte che effettivamente considero sincera in tutta quella puntata è la parte in cui lui cerca di convincerla nuovamente per l'ennesima volta, dicendole che comunque se lei decide di non combattere con lui, lui la salverà. Perché effettivamente lui non vuole ucciderla, perché comunque a lei ci tiene in un qualche modo. Non c'è ancora chiaro in quale modo, però a lei ci tiene, quindi non desidera ucciderla. Il problema è che lei crede che lui voglia ucciderla in tutti i modi e che comunque sia una persona con dei grossi problemi. E quindi gli nega sempre qualsiasi cosa, gli nega anche l'ascolto. Di conseguenza Kishu impazzisce, anche se a mio avviso in questa puntata gli sceneggiatori si sono un attimo l'hanno un attimo, secondo me l'hanno fatto reagire in maniera troppo strana, veramente è andato out of character, come dico io, perché comunque questa puntata è piena di dialoghi che abbastanza sgradevoli, che nemmeno io riesco a giustificare, sinceramente. E io non penso che Kishu sia quella roba lì. Io sono completamente contraria a questa cosa. E soprattutto è una puntata molto fuori target, cioè non sembra una puntata di uno show per 12 anni, anche perché Kishu arriva addirittura a dire una roba tipo morirò dopo averla uccisa, morirò con lei, cioè. Sono parole che sinceramente a me mi hanno lasciato un attimo così di sasso e non le capisco. Non le capisco perché secondo me non è roba che, cioè non è roba che lui potrebbe dire. È una puntata molto strana che sinceramente ho trovato abbastanza disgustosa per come hanno reso Kishu, perché secondo me lui non è quella cosa qui, ma è altro. Però, vabbè. In ogni caso, in questa puntata lui capisce che non potrà mai convincerla e che lei è innamorata di Oyama e di conseguenza lui decide di andarsene da solo. Ed è quello che farà poi per tutto il resto della serie fino alla fine. Anche nel finale. Infatti nel finale, ok, noi abbiamo sempre ipotizzato che lui si sacrificasse per amore. In realtà, a mio avviso, come ho già detto nell'altro vlog, secondo me lui vuole cercare una reazione in Ichigo per evitare che Deep Blue distrugga la Terra, o comunque per evitare che Deep Blue faccia i suoi comodi, anche perché lei è l'unica che può risvegliare, diciamo, Aoyama, cosa che ovviamente lui non può fare e comunque lui non può sconfiggere un dio. Quindi si approccia alla battaglia contro di lui in maniera recitata, cioè lui sa già che non potrà vincere e che morirà, però perlomeno magari con questo gesto molto estremo riuscirà prima di tutto a non negare se stesso i suoi principi, come ha sempre fatto, ma magari riuscirà anche a generare una reazione che poi effettivamente c'è. E quindi lui riesce nel suo intento. Infine, non è mai stato chiaro se effettivamente lui accetti la coppia e comunque auguri loro la felicità. Nel manga è abbastanza chiaro, nell'anime non esattamente. E sinceramente non ho intenzione di esprimermi io personalmente, perché ognuno ci vede quello che vuole, specie se magari shippa la coppia o meno.
Però effettivamente, per quanto lui reciti e dica tante cose, non sapremo mai se effettivamente quelle due o tre parole che dice o quelle due o tre espressioni che fa sono effettivamente la realtà o una delle sue solite pantomime. Vabbè, in ogni caso io spero di aver espresso, diciamo, attraverso questa analisi, un personaggio molto ricco, molto sfaccettato, tormentato appunto da questo dualismo tra il dovere e i sentimenti, cosa che spesso la gente cerca di evitare di considerare per comodità. E niente, penso di aver concluso sinceramente con questa lista di vlog su Kishu e vi saluto. Vi ringrazio per seguirmi e al prossimo vlog. Sinceramente non saprò quale sarà il prossimo argomento, ma ci sarà sicuramente. Quindi vi saluto. Ciao ciao!